Benvenuti a tutti, benvenuti per questa chiacchierata serale con un personaggio che io adoro, quasi un amico virtuale, perché comunque alla fine ci sentiamo più lì che dal vivo, ci siamo visti dal vivo una volta sola, Aldo Stella, benvenuto Aldo. Ciao, buonasera a tutti. Un volto che adesso riconoscete sicuramente, ma sicuramente prima di tutto Ce la fanno perché sembra che è... sono nelle caverne. Sì, esatto. Ah, Quindi abbiamo fatto qualche tutta prova luce, oscurità. però si vede, dai, c'è un po' di ombra come tipico dei doppiatori. La webcam che mi boicotta. Esatto, sì, c'è StreamYard che tenta di... Buonasera a tutti, fra l'altro grazie a Viperina TV che aveva promesso infatti di venire a trovarci quando gli ho detto che ci saresti stato tu, è impazzita, ha detto devo venire assolutamente, quindi grazie per il ride, grazie a tutti quelli che sono venuti assieme a lei. Buonasera Tony Doctor, buonasera Leggo un sacco, Buonasera. insomma buonasera a tutti quelli che arrivano, che ci stanno sentendo. Allora, dicevo, di Aldo sicuramente riconoscerete la voce prima di tutto, anche se poi dopo ne parleremo, anche il volto oramai potrebbe essere riconoscibile, insomma, da voce nell'ombra adesso è diventata anche voce un po' meno nell'ombra. E infatti subito, esatto, Tony Doctor Doom comincia subito, ci arriviamo Tony Doctor, per adesso non lo leggiamo, ma abbiamo capito. Buonasera, buonasera. Allora, Aldo, ti ho ovviamente voluto così intervistare, anche se poi io le chiamo chiacchierate, no? Perché mi piace mantenere questo tono informale. Diciamo che tutto è partito per l'uscita quest'anno di un gioco che era l'ultimo della serie di Ratchet & Clank e a cui tu hai prestato la voce perché tu ormai da 20 anni, perché poi... Era il 2002. Esatto, 2002, quindi l'anno prossimo la serie compie 20 anni, non so che non sono previsti, diciamo, nuovi giochi, ovviamente, perché ci vuole un po' per produrli, quindi quello di quest'anno è stato anche un po' un modo per celebrare in anticipo, diciamo, i 20 anni della serie, ma del resto è uscita la nuova PlayStation, è uscita quest'anno, Certo. quindi si è deciso di lanciarlo con la nuova console. E Aldo è Clank. Aldo da 20 anni mi accompagna, ci accompagna con la voce di questo robottino. Sì, turbato l'infanzia, l'adolescenza, la formazione, e un sacco di gente. Allora, diciamo che sì, in effetti c'è da dire che 20 anni sono tanti, nel senso che ne ho 32 io adesso, quindi 20 anni fa, quando ho giocato al primo Ratchet & Clank, ne avevo 12, se la matematica non è un'opinione. Quindi sì, effettivamente posso dire di essere cresciuto anche con la tua voce, come tantissime persone probabilmente l'hanno fatto. Allora, devo dire che Clank però è un bel modo per crescere, perché comunque... Poi adesso magari ci racconterai com'è avvenuto questo tuo incontro con la serie. Poi, allora, io conosco il mondo del doppiaggio, quindi so che spesso non ci sono delle storie, delle grandiose storie struggenti dietro i vostri ruoli. Però, ecco, magari ci racconterai qualche retroscena. Però, ecco, Clank parte, diciamo, un po' come il robottino saputello e petulante, sicuramente. Poi però, Sì. evolvendo, diventando amico di Ratchet, stando a contatto anche con persone... Comunque esseri viventi, ecco, perché Ratchet è una specie di gattino, diciamo, più che un umano. Diciamo che ha imparato un po' ad aprirsi, a mostrare un po' il suo cuore di robot, e spesso con la sua saggezza, insomma, dice un sacco di cose molto, molto interessanti, secondo me, come personaggio. Un personaggio che negli anni si è sviluppato sempre di più. Quindi sì, ecco, partiamo così, raccontaci, poi ci racconterai di te, però partiamo subito da Clank. Com'è nato doppiare Clank? Ma allora, io forse adesso non so, non vorrei distruggere dei miti o delle mitologie, però insomma, diciamo che 19 anni fa mi convocarono per un turno in una società che produceva, cioè no, che produceva, insomma, che localizzava videogiochi. E mi dissero: guarda, c'è questa serie, tu sei questo robottino, devi essere, insomma, appunto, come dicevi tu, pignolino, petulante, il maestrino, no? Sempre Sì. quello a posto, così, no? E mi hanno fatto vedere questo robottino e l'ho fatto senza neanche immaginare che poi questo personaggio, questa serie,
avrebbe avuto, questo videogioco avrebbe avuto poi un seguito così lungo, no? Perché ne abbiamo fatte tante di cose negli anni, centinaia, no? Tu vai, Non sai ti dico, mai. non sai mai che cosa vai a fare quando poi arrivi, te lo spiegano. Una volta te lo spiegavano esattamente, ultimamente per questioni di privacy volute dal cliente che, Certo. come si sa, dove È vuole lui si attacca l'asino, insomma, no? certo, è il Insomma, loro tengono tantissimo alle questioni di riservatezza, che non si deve sapere, tu firmi mille cose per cui ti impegni a non dire nulla. Una volta era tutto molto più easy. Certo, era più semplice. Addirittura alle volte non ci dicono neppure il titolo vero della serie. Ah, quindi proprio c'è cioè, progetto X. Hai fatto oggi e o sono andato a doppiare la tal cosa? No, 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 non si può, per dire che certo. livello di. E quindi io avevo già avuto così dei trascorsi con un robot, ma in un contesto completamente differente, perché avevo fatto una cosa, sapete quelle che noi attori chiamiamo marchette, cioè cose che si fanno, Certo. no? In una trasmissione televisiva, in una defunta rete televisiva, condotta da un presentatore per nulla defunto, perché imperversa ancora oggi moltissimo, e dove c'era a un certo punto un siparietto di natura, di argomento calcistico, Ah, no? ok. E c'era un robottino fatto a forma di una notissima marca di una bibita gasata americana, la più nota in assoluto, Ok. Diciamo che si muove, rossastra esatto, che si muoveva su rotelle, e io ero nascosto dietro una quinta con un microfono che davo la voce a questo spot ambulante. Tra l'altro, io che di calcio non ho mai capito nulla, non mi sono mai interessato, non ne Siamo so niente. lì anch'io. Costretto anche a usare termini che per me non significavano assolutamente nulla. Nulla. E allora domandavo a qualcuno, qualche tecnico, che cosa vuol dire questa cosa? Almeno per sapere quello che stessi dicendo. Vabbè, insomma, c'era stata questa, diciamo, è quasi una battuta questa, insomma, Sì, ecco. certo, Non però voglio sì, dire, c'è. non è che ha fatto No, curriculum, certo, questa esatto. Immagino lo serie. studio che ha fatto il robottino, chiamiamo Aldo perché. Esatto. E niente, per cui ho fatto questo robottino secondo le indicazioni di un direttore di doppiaggio, di una direttrice di doppiaggio, ma soprattutto avendo il video. Eh sì, anche Eh questo sì, argomento. perché in quegli anni lì avevamo i video. Allora, questo avvicinava il lavoro del doppiaggio dei videogame molto di più al nostro, diciamo, alla nostra prassi abituale del doppiaggio, no? Tu hai il video, la cuffia, tutto l'armamentario, insomma, no? Vedi quello a cui E stai dando la voce, ecco, diciamo sì, appunto. questo consentiva una adesione migliore, anche se poi un robot è un robot, non è che ha particolari, no, Certo. espressioni, però in qualche modo il fatto di essere consapevole dell'azione, di quello che avviene, di quello che succede, di quello che fa, ti aiuta molto nel creare un personaggio, no? Poi le cose sono cambiate, è cambiato proprio il modo in cui si fanno i Certo. videogiochi, non per responsabilità delle nostre aziende italiane che localizzano, ma proprio per la volontà sempre del cliente, no? Cioè, che ha deciso e ha imposto determinate pratiche. Certo, Ecco, infatti per come il video non io mi c'era più. occupo di videogame, appunto, come ti ho detto, io scrivo anche, no, per siti, eccetera.
sappiamo che appunto sono diventati molto più stringenti, no? Questi accordi che vengono fatti, quindi si cerca di non far diffondere materiale, così come nei film spesso ci sono delle mascherine nere che coprono completamente i volti degli attori, magari vedi solo le labbra, quando io comunque Certo. ho fatto scuola di doppiaggio, quindi la prima cosa che ci veniva detta era Guarda gli occhi, guarda gli guardate gli occhi, occhi. guarda gli occhi. Le intenzioni, devi capire cosa sta provando l'attore, anche se magari è un cartone animato, no? Capito? Perché comunque viene Ma disegnato in assolutamente. maniera che ti faccia capire cosa sta provando, ma le major non vogliono che tu sappia quasi cosa stai doppiando, e quindi maschera, ti fanno vedere solo la bocca, perché Però sì. permettimi di fare una polemica Vai, vai, vai. che non conta nulla, che non porta a nulla, perché tanto così è. Va benissimo. Però questo c'è quello che io definisco un po' l'arroganza tecnologica americana, no? Nel senso che queste decisioni che vengono prese e poi imposte per come si deve fare, no? Certo. Chiaramente dimostrano un grande predominio, prevalenza, non so co come dire, dell'aspetto tecnico, tecnologico, no? Digitale, ovviamente in questo caso, e nessuna considerazione per l'aspetto artistico, Certo. creativo, Sì. no? Perché il fatto di dire, vabbè, che vi importa, cioè le tracce sono queste, state dentro, però rispettando rigorosamente determinati algoritmi, che sono algoritmi tecnologici che nulla hanno a vedere con la creatività artistica, recitativa in Certo, questo certo. caso, no? E perché loro non gliene importa nulla, perché non la concepiscono, nel senso che il doppiaggio italiano, quindi l'uso della voce dell'attore per doppiare, quindi in generale e anche per fare i videogame, no? Se ha raggiunto un'eccellenza di un certo tipo, come è riconosciuto da tutti, insomma, no? Che siamo i migliori al mondo come doppiatori, è proprio grazie al fatto che questo lavoro si è evoluto seguendo una determinata logica e logistica e una prassi e un percorso da fare che inizia da quando arriva il prodotto e va in adattamento e finisce con il mix, no? E con Certo. l'organizzazione dei turni e con la facoltà del direttore di distribuire i ruoli e tutta una serie di cose, no? E allora molte di queste cose sono saltate proprio un po' per questioni di tempistiche ormai che ti strozzano, ovviamente Certo. ti Bisogna colpo. correre come dannati, immagino, Sì, cioè, ah, sì, deve essere sempre tutto fatto per ieri, no? Ovviamente, già pronto. E poi perché appunto loro non dice loro, adesso sembra Questo esatto, loro. questa Ma entità. insomma, ragazzi, la maggior parte delle major sono americane, Eh no, insomma, certo, sì. Mandano un funzionario, probabilmente. non hanno idea, no, di che cosa occorre per ottenere quel livello di qualità. Ecco, Sì. quindi ne sono totalmente indifferenti Io so addirittura che ora si bada talmente tanto, no, alla voce, che spesso, no, le major ricercano una voce identica magari a quella originale, no, come timbro, senza minimamente preoccuparsi, no, magari del fatto che magari Certo. per un pubblico italiano certe sonorità non appartengono magari a quello che tu vedi su schermo, no? Cioè io penso Assolutamente. a Certo. certi cartoni giapponesi, mi ricordo, che ad esempio magari mostrano un omone gigantesco, che quindi richiederebbe una voce molto potente, no? E non perché magari è caratterizzato apposta con una voce flebile, no? Allora in quel caso posso capirlo, no? Magari si ricerca questa cosa. Ma no, invece magari ci sono proprio dei doppia... un certo modo di doppiare magari anche degli omoni nella cultura magari giapponese, che è dargli comunque una voce piuttosto normale, no? Diciamo, consentimi il termine. Noi ovviamente, se vediamo un omone del genere, è chiaro che a livello anche culturale dobbiamo dargli
il vocione da omone. Ripeto, se non certo, c'è. per carità, senza Esatto. cadere negli Certo, stereotipi, ecco, certo, certo. no? E quindi. Questo d'accordo, però è vero, se io ho notato anche spesso il contrario, no? Anzi, mi sembra che sia, cioè, quindicenni, sedicenni che hanno delle voci Baritonali come così, come parlano. sottofondo, no? Esatto. E per noi, insomma, è un po' strano. Allora, a quel punto, devi, come direttore che deve fare una distribuzione, devi trovare dei compromessi, ecco, Certo, quantomeno. anche perché, D'altra parte, esatto. secondo me, il doppiaggio, e qui so che sto pigliando una posizione, è un compromesso Certo. tra una specie, se il prodotto, perdonatemi il termine, proviene da una cultura molto lontana dalla nostra, no? Certo. Che è sempre un trasportare anche in una struttura mentale che è diversa, perché Certo. non c'è niente di male a dire questo, insomma, no? La concezione della comunicazione, no? Certo. È diversa. E quindi è come nel tradurre un libro, cioè, voglio dire, un traduttore che traducesse letteralmente, probabilmente farebbe un pessimo lavoro se si Certo. attenesse soltanto al fatto di essere. E non vuol dire che certo ci vuole la fedeltà, ma la fedeltà non è un termine Sì, sì, di sì, sì. Sì, augusto, sì, sì, ecco, sì. può essere un pochino più ampio, no? Perché l'importante è che chi poi usufruisce del film, del cartone, del video, di quello che è, del libro, della canzone, non so, di qualunque cosa, Sì, no? sì, sì. Certo. Arrivi quello che era nelle intenzioni dell'autore. Se è necessario trasportarlo in un'altra struttura mentale, secondo me bisogna farlo. Altrimenti si fa solo un esercizio, non so, Sì, didascalico. sono totalmente d'accordo. Infatti io dico sempre che se, esempio ovviamente irreale e stupido, che se in Giappone per dare a qualcuno dello stupido gli si dice sei una nocciolina, io non posso fare dire al mio personaggio continuamente sei proprio una nocciolina, No, perché certo, dopo gli un po' dice chi è in basta. sala dice ma questo perché? E poi tu mi dici certo per i giapponesi è normale, no, che se ti dicono nocciolina vuol dire stupido, ma da noi no, quindi devi No, cambiarlo e certo. adattarlo. No, no, su questo sono totalmente d'accordo, anche perché, ovviamente per chi non lo sapesse, Aldo, oltre che doppiatore, è anche direttore del doppiaggio, e qua mi aggancio, ecco così, alla direzione del doppiaggio con un lavoro che tu hai fatto nel 2007, che io qui tra l'altro, perché Come passa il da poco è tempo? stato quest'anno è stato ripubblicato da Koch Media e Amato Video, cioè Lupin III, il castello di Cagliostro, che diciamo universalmente riconosciuto come il miglior film di Lupin, nel senso che ovviamente ci ha messo le mani a Hayao Miyazaki e quello che non era ancora lo studio Ghibli, ma praticamente lo è diventato poco dopo, perché la squadra era quella, e che tu nel 2007 hai diretto. Diciamo come direttore del doppiaggio e per la terza volta, fra l'altro, perché era la terza volta che il film veniva doppiato. Sì. E è stato l'ultimo lavoro di Roberto Del Giudice, cioè la voce storica di Lupin, sostituita, come dico sempre, super degnamente da Stefano Onofri, che sta facendo un lavoro eccelso, secondo me, e che. All'epoca diceva più volte che avrebbe voluto doppiare il Castello di Cagliostro perché era un film a cui era molto legato, sapeva del valore artistico e tutto dell'opera. E all'epoca, negli anni 70, quando uscì per il cinema, furono fatte altre scelte. Poi adesso parleremo anche di questa cosa che ogni tanto vengono fatte scelte così, un po' per non si capisce bene perché, o forse si capisce, ma non si può dire. E quindi non venne scelto Del Giudice come Lupin. Quindi lui diceva sempre: a me piacerebbe doppiare il Castello di Cagliostro. Quindi, insomma, a me piace pensare che in qualche modo tu abbia anche. Gli abbia fatto un regalo, perché poi Roberto ci ha purtroppo lasciati pochi mesi dopo. Quindi Sì. e
Se vuoi raccontarci qualcosa sull'avventura che è stata doppiare il Castello di Cagliostro, insomma, su. Ma vabbè, intanto sì, intanto volevo fare una piccola, per la mia vita è fatta un po' a fasi. No, infatti, anzi, se vuoi partiamo, raccontaci anche un po' proprio di come tu hai cominciato a doppiare, cioè, se vuoi arriviamoci per No, no, fasi. vabbè, questo, allora facciamo questo discorso su Lupin e poi parliamo di questo. Cioè, dicevo, il fatto è stato, va un po' a periodi, ecco, che non sono a compartimento stagno, però diciamo dove un'attività è prevalente sull'altra. Quindi è vero che ho cominciato come doppiatore nell'87, poi però per parecchio tempo io ho poi doppiato poco, ho Certo. fatto prevalentemente il direttore di doppiaggio. Ok. Quindi sei passato presto dall'altra parte, diciamo, della barricata, Sì, diciamo. non c'è voluto molto tempo, nessuno mi ricordo neanche esattamente l'anno. E adesso invece sono in una fase ancora diversa, nel senso che la mia attività adesso la mia attività nel doppiaggio è minima, Ok. più che altro capita appunto videogame, sì, certo, mi chiamano, vado. Però per il resto sono tornato a quello che è poi il mio primo amore, in realtà, cioè l'attività per cui ho scelto di fare questo lavoro, che è Certo. il teatro, no? Sì, E tanto in quindi un'epoca avevi già lei, ovviamente ti ho sentito in altre interviste, avevamo già chiacchierato, tanto in un'epoca dove scegliere di fare quello che era l'attore, diciamo, insomma, era un po' diverso da oggi. Non che oggi sia. Però all'epoca era proprio il. Voglio fare il precario, mamma. Questo era un po' la. sì, io poi avevo proprio lasciato un lavoro fisso di quelli anche che all'epoca erano considerati, mamma, sei riuscito ad entrare lì, ecco, e io me ne sono andato. Ma sì, è diverso, certo. Non so come dire. Allora si trattava di scegliere un lavoro precario in Certo. una società che era stabile o che così sembrava. Sembrava. E quindi, da un certo punto di vista, tu ti cacciavi da solo nei guai, però nello stesso tempo ti sembrava di avere attorno una rete di protezione, no? Certo. Perché tu eri precario, però vivevi in una società stabile, Certo. no? Certo. E questo poteva consentirti eventuali ripensamenti se la cosa non Non fosse andava. andata bene, no? Certo. Adesso è diverso perché di stabile non c'è più niente, Sì, no? qui. La società non è più stabile manco per. E quindi scegliere di fare questo lavoro è una scelta precaria come qualunque altra. Sì, Ecco. quindi. Quindi da un certo punto di vista, sì, è rischioso, ma uno potrebbe dirti, vabbè, che cosa c'è di sicuro? Sì, esatto, quindi. Ecco, è un po' questo. E niente, per quello che riguarda Lupin, sì, appunto, io avevo visto le due versioni precedenti, una, devo dire, veramente era zeppa di errori. Famosissimi. Io ne voglio ricordare alcuni che sono quelli famosi. Io da appassionato di Lupin, La città di la Roma. città di Roma invece che rovine romane, l'arcivescovo che fra l'altro doppi tu nella tua direzione per qua, ma una manciata di frasi ovviamente che poi dopo Lupin ne prende l'aspetto, che era il Papa addirittura perché scelte che non Quello conf. entravano alto, ecco, sì. E niente, per cui quando mi dissero, guarda, c'è da fare questa cosa, però lo facciamo con le voci, della serie, insomma, con Certo, gli attori quelle romani. storiche, diciamo. Ecco, io era la prima volta, sì, che lavoravo con dei doppiatori romani. Io sono, diciamo, proprio la mia piazza è Certo, Milano, no? certo. Per cui
avevo sempre solo lavorato con colleghi milanesi e quindi certo un po' di perplessità, vediamo come va. Invece devo dire che mi sono trovato benissimo con tutti quanti, cioè assolutamente, benché diciamo questa. Diciamo, questo minimo di diffidenza, di ritrosia che potesse esserci, no? Certo. Tra Milano e Roma, Beh, diciamo certo. pure, ecco, no? Ecco, invece fu da subito assolutamente superata benissimo e fu un bellissimo lavoro. Io devo dire che avevo notato, io, però non avendolo conosciuto prima, Roberto Del Giudice, lo sapevo, però avevo notato che, diciamo, ai turni era sempre molto, diciamo, serio, non posso dire triste, ma un Certo, po' mocio, ecco, sì. così, no? E non sapevo nulla, e fu un altro collega suo che mi informò del fatto che lui non stava bene, insomma, che aveva dei problemi seri e che di conseguenza, mi ricordo che disse questo altro collega, disse: mi raccomando, siate dolci con Roberto, perché cioè, non Esatto. mette dolcissimo. Ormai mi spiegò la situazione Certo. e poi infatti quando, credo a settembre, Sì, pochi mesi dopo, non ricordo il mese preciso, però sì, proprio pochi mesi dopo. Credo addirittura non riuscì neanche, forse, a vederlo in sala, probabilmente, perché non ricordo quando venne poi distribuito, però forse uscì postumo, diciamo. E secondo me comunque ha fatto un lavoro, cioè, poi sapendo tutto quello che c'era dietro, eccetera, per me è stato un lavoro davvero eccelso quello che ha fatto, che avete fatto, fra l'altro. E mi ricordo che quando vidi lo speciale, perché ecco, questa cosa la dico agli appassionati di Lupin, purtroppo Yamato non ha potuto nell'edizione ultima reintegrare un mini documentario molto interessante con il qui presente Aldo, che racconta la lavorazione del film, con anche Del Giudice, con anche Sandro Pellegrini, immenso doppiatore di Jigen, ma che è presente nella vecchia versione. Ora, la vecchia versione, per fare proprio il momento mercatino, si trova a delle cifre in Blu-ray Aldo che non puoi immaginare. Però la versione DVD, diciamo che a buon mercato si può trovare usata. Quindi, se volete vedere questo bel mini documentario, credo duri una ventina di minuti, è parecchio interessante. Prendete quella. Credo che i diritti fossero della Cecchigori, quindi c'è stato un po' di problema con i DVD Blu-ray per poterlo riproporre. Però è molto interessante, perché qua Aldo raccontava proprio appunto la cosa dell'essere fedeli, senza snaturare, quindi un pochino seguire anche la tradizione, perché tu stesso nel documentario dicevi che, non lo so, nella serie non si è mai chiamata, o comunque si è chiamata poco, la spada di Gaemon Zantetsuken o Ah, Zantetsu. sì, E certo. addirittura lui spesso nella serie diceva, originale giapponese, lui spesso diceva, che ne so, Zantetsu che ha bisogno di cibo, nel senso la mia spada ha bisogno di tagliare qualcosa, no? Quindi quando nel film dice una frase del genere, mi ricordo che tu avevi fatto proprio un compromesso, dicevi, non gli ho fatto dire Zantetsu che stasera ha fame, la sua fame è stata placata, insomma una roba del genere, però gli hai fatto dire una cosa, se non mi ricordo quale fosse ovviamente l'adattamento, però gli hai fatto dire, che ne so, la mia spada stasera, mia spada Zantetsu che stasera si è, come dire, ha trovato pane per la sua lama, non lo so, insomma avevi trovato una via di mezzo per essere fedele, ma far comprendere anche a chi seguiva Lupin da sempre ed era abituato quindi ai dialoghi italiani, il fatto che Gaemon non fosse impazzito improvvisamente con la sua spada. Poi hai corretto appunto i vari errori, tipo le rovine romane, che sono rimaste rovine romane. Però intendiamoci, il direttore trova un testo adattato da un Certo, dialoghista, a meno che in alcuni casi il direttore è stato anche il dialoghista, no? Qui Quindi era Vittoria Ponticelli a fare i sì, dialoghi. la Vittoria Ponticelli, che era la mamma di Benedetta Ponticelli, che adesso Certo. è a Roma. E, ma diciamo che
così si basa sul rapporto di fiducia che c'è tra il direttore e il dialoghista, ovviamente, no? E dopodiché poi succede che nella pratica, in sala, quando sei lì, che dove ti accorgi di magari possono esserci state delle sviste o degli errori, Certo. cose che non funzionano proprio, oppure se l'adattamento, non in questo caso, ma in altri casi, magari è stato fatto meno bene, ecco, magari ti trovi a dover correggere, a dover cambiare delle cose perché. E qui entra in gioco, insomma, la tua competenza di direttore, insomma, Certo, no? In quanto certo. direttore devi essere un po' tutto, nel senso che devi essere, secondo me, questo è il mio parere, prima cosa devi possedere completamente la materia su cui lavori, no? Quindi devi conoscerla strabene, devi sapere tutto di questa serie, di questo film, di questa soap opera, di Certo. quello che stai facendo, insomma, no? Devi conoscerla bene per poi, allora a quel punto te ne puoi assumere gli oneri e gli onori, no? Nel senso, Certo. dicevo che allora io, per me questa roba io l'ho capita così, la capisco così, penso che bisogna farla in questo modo e ti assumi la responsabilità del registro che scegli, no? Certo. Dopodiché devi saper distribuire sicuramente, cioè mettere le persone giuste. Se tu metti gli attori giusti nei ruoli giusti, tu hai già fatto metà del Metà lavoro, del secondo me. lavoro, certo. Devi avere un po' di buon gusto, ecco, no? E poi essere psicologo, perché comunque, Eh sì, eh beh, certo. sì, perché comunque tu stai lavorando, diciamo così, mettiamolo in maniera cinica e brutale, Certo. tu stai lavorando servendoti di materiale umano, di Sì, esseri è umani, vero, è vero. È vero, è vero, è vero. che sono lì, che hanno magari i cavoli propri, metti, o che sono fatti semplicemente in un certo modo, con Certo. determinati caratteri, determinate personalità, e tu anche solo egoisticamente, poi non è solo un fatto così strumentale, ma vuol dire che per ottenere il risultato migliore devi mettere il doppiatore nella condizione psicologica migliore, devi farlo sentire a suo agio. Devi fargli sentire che non stai esercitando un potere su di lui, ma che stai collaborando. Collaborando, certo. Ognuno nel suo ruolo. Lui nel suo di doppiatore, di doppiatrice, tu nel tuo ruolo di quello che ha un po' le chiavi della Certo, cosa, che ha in no? mente, diciamo, il... Che lui o lei invece non possiede, no? Perché appunto non è che sa, è stato convocato, quando si presenta lì, gli dici che cosa deve fare, gli dai il minimo di indicazioni necessarie, perché poi c'è anche una tempistica. Eh sì, certo, lui, poi questa cosa la ripetiamo per chi magari conosce meno l'ambiente, non è che tutti il doppiatore si veda tutto il film, eh. Se compare per 5 minuti su 1 ora e mezza, lui si vedrà solo quei 5 minuti. Solo quei Sta 5 ad minuti. Aldo, in questo caso, di spiegargli come Certo. si è arrivati a quei 5 minuti. E se il protagonista del film appare dopo 10 minuti dall'inizio, Certo. lui vede da quando entra in scena. Lui, sei tu che devi dire: guarda, questo dice così perché è successo questo, la situazione succederà questo. A volte è bene dire, è bene dire che cosa Dire. succederà, a volte è bene non dirlo. Certo, perché così c'è lo stupore, il modo di non sapere. Certo, Sì. Sì, dipende. Insomma, dipende da ogni singolo caso, ecco. sì. Infatti, questa cosa appunto la
la colleghiamo anche a un altro fatto. Vabbè, innanzitutto, come già molti fan di Lupin sanno, questo doppiaggio non è mai stato toccato. È il doppiaggio definitivo del Castello di Cagliostro. Si era serpeggiata l'idea di ridoppiarlo ancora una volta, come è successo per altri film della Ghibli. Per fortuna non è accaduto. Quindi tutti i fan di Lupin sono stati ben felici di ritrovare il tuo lavoro, Aldo. Che ripeto, che secondo me è stato eccelso, ma non perché tu sia qua. Anzi, il motivo per cui ti ho anche voluto stasera è anche per quello, perché ho sempre apprezzato il tuo lavoro. Vabbè, adesso leggiamo anche una domanda, perché vedo che Roberto ci ha scritto una domanda. Vediamo se il tuo sarà un Non secco sono sì o dottore. un secco. Il dottor Stella. Sono dottore. No, no. Comunque, diciamo, Aldo Stella è a conoscenza Sono della. odontotecnico. Ho detto tecnico. Ma oggi siamo tutti dottori, la società non è stabile, ma sono dottori tutti, Aldo. Quindi. È a conoscenza della problematica relativa al collega. Ah, sì. Non la leggiamo questa domanda. Non la leggiamo. Diciamo che. Ragazzi, L'ho letta. no, allora, se sono a conoscenza, sì, sono a conoscenza. Stop. Diciamo che tutto questo si riassumeva nella frase di prima. C'è stato il rischio che questo film venisse ridoppiato. Per fortuna non è accaduto. Aldo ha fatto un lavoro straordinario. Questo lavoro lo trovate anche su Amazon Prime, fra l'altro, che c'è anche nei siti No, di ma streaming. non ti devi scusare, Roberto. Siamo qui. Cioè, Simpatia. esatto, teniamo la serata allegra. Però sì, comunque no, anche perché è famosa, cioè è una questione famosa. Comunque, restando su una situazione forse un po' anche questa spinosa, ma anche qua non ti voglio sugli scudi, oppure sì, se vuoi puoi farlo. Una cosa che invece i fan di Ratchet & Clank hanno detestato, Aldo, e devo dirlo, hanno un po' punito questa scelta, perché io ad esempio in sala non ci sono andato. Dobbiamo dirlo, perché è stata fatta la scelta, probabilmente anche qua su ordine degli americani, di doppiare il film di Ratchet & Clank con doppiatori che non fossero quelli del videogioco. Quindi, quando è andato in sala, anche in Italia, il film di Ratchet & Clank, Allora, purtroppo non c'era. Ma lo dico ovviamente con il massimo rispetto. senti, Marco, era il 2016, mi pare. Certo. Allora, io ero ancora molto ingenuo, come tutti i boomer, no? Era già sì, 4-5 anni perché ero su Facebook. Però, insomma, non mi ero ancora reso conto di determinate dinamiche. In più, il mio profilo Facebook, io l'ho sempre considerato un profilo personale, cioè è il profilo di Aldo, è il profilo di Aldo, non di Aldo Stella, il doppiatore, il direttore. Poi è chiaro che se faccio magari delle cose a teatro, magari le promuovo lì, no? O magari se qualcuno mi mette l'immagine di Sami della Luce piuttosto che dica ok, va bene, cioè fa parte della mia vita, no? Quindi, però insomma non avevo idea che una mia considerazione quando venne a sapere di questa cosa potesse finire sul tavolo del Presidente degli Stati Uniti d'America, della Regina Elisabetta e dei Re d'Olanda. Ecco, No, devo ma dire, non era. guarda, ti Io sono stato traumatizzato da No, ma ti quello. dico prima, innanzitutto ti dico che comunque, prima ancora di qualsiasi tua parola, c'era comunque il gruppo, il fandom proprio delle voci, che comunque non era felice della scelta. Poi ripeto, io poi il film l'ho visto, perché poi è uscito anche in un video, e per carità, il lavoro che è stato fatto è stato ottimo, è stato davvero un gran film, anche a livello proprio di voci, di doppiaggio, però ovviamente. Io venivo da appunto il 2016, quindi da 15 anni di Aldo come Clank, ma anche di altri. Anzi, in realtà di Aldo come Clank, perché poi Ratchet ha avuto addirittura tre voci durante la saga videoludica. Tu Certo, invece sei sempre rimasto lui.
E quindi già la cosa si era un po' diffusa. Poi sì, sicuramente quando tu hai fatto quella tua considerazione, comunque, le testate italiane, di cui non facevo ancora parte, però hanno cominciato a riportarlo. No, ma il Corriere della Sera, hai capito? Cioè, voglio dire, io non credevo ai miei occhi. Io ho passato 3 giorni di E no, inferno. immagino, perché poi sembra davvero che, appunto, che tu ti sia davvero. No, ma perché è sembrata la cosa di quello bizzoso che aveva perso il lavoretto, Eh no, certo, capito? come per Che dire, gli avevano sì. Certo. portato via il lavoretto e allora faceva casino. E non era quello. Era una considerazione generica. Io dicevo sì, più o meno, me l'aspettavo. Quando ho saputo di questa cosa, immaginavo che sarebbe. Tra l'altro, rispondendo anche ad un commento di un amico, voglio dire, perché Certo, non mi ricordo cosa. certo, certo. Me l'aspettavo, ma sì, che vadano quel paese. È veramente successa una roba di. Lì hai capito il potere dei social, probabilmente. Sì, io ho avuto 600 richieste d'amicizia in 2 giorni. Improvvisamente. La mia c'era già, la mia c'è da E tempo, ci conoscevamo da tempo. alcuni anche commoventi, devo dire, no? Sì, sicuramente. Infatti, perché Però poi c'è stato un tale casino attorno a questa cosa che io dopo un po' mi sono sentito in obbligo di scrivere un pippone lunghissimo, post enorme, no? Dove cercavo di chiarire un po' le cose, no? Allora, hai fatto benissimo. Che dicevo, cioè io non ce l'ho neanche con quei due là che sono stati presi perché potevano richiamare un certo tipo Ah di sì, famosi pubblicità. talent. Vabbè, sì, il discorso talent. Non ce l'ho neanche perché se gliel'hanno offerto, allora voglio dire, se tu fai un lavoro e ti vengono a offrire una cosa che tu teoricamente non sapresti fare, no? Certo. Perché le tue competenze sono altre. Alter, sì, sono No. d'accordissimo, sono d'accordissimo. Allora, tu in fondo non sei tenuto a rifiutare. Certo. Tu puoi dire, se me l'hanno offerto, loro che sanno se io lo posso fare o non lo posso fare, vuol dire che va bene. Quindi perché dovrei rifiutare? Quindi non era una mia polemica nemmeno nei confronti dei due personaggi, no? Ma era proprio una considerazione su come certe logiche diventavano preminenti, no? Certo. Ma anche, voglio dire, nei confronti di una normale, vorrei dire, permettetemi, buona educazione. Nel senso che, voglio dire, Certo, questa cosa l'hanno sempre fatta questi tizi. Magari facciamogliela fare a loro, no? Anche solo sì. quello, no? Cioè, è Sì, una questione perché estetica. immagino non ci sia nemmeno stata nell'anticamera del cervello di dire proviniamo Aldo per vedere No, se riesce a fare ma clank. quando mai? No, ma che poi quello che a me spiace in realtà è che il film, per certi versi, è una trasposizione uno a uno del videogioco uscito lo stesso anno, con addirittura alcune scene identiche. Quindi uno può quasi montarci il film su quel gioco e ci sono davvero una dozzina di scene, credo, in più, che nel film servono a dare quel corpo che poi nel videogioco dà, diciamo, la parte giocata, comunque quella parte dove non ci sono dei filmati. E quindi di fatto mi è sembrato quasi davvero strano, no, quando è successa quella cosa, proprio perché ho detto, cavolo, praticamente il film io l'ho già visto perché l'avevo giocato, quindi fra qualche mese in sala immagino sentirò quello che ho già sentito, invece non è accaduto. Ma infatti ti dico, prima ancora poi appunto dell'accadimento, inaspettato tuo, ecco, questo ti fa capire fra l'altro perché i politici oggi usino di più i social che Certo. andare in Parlamento effettivo, perché hanno una cassa di risonanza probabilmente e quindi dicevo, mi aveva stranito questa cosa, e poi vabbè, appunto, ognuno ha agito a suo modo. Io l'ho detto, io al cinema non ci sono andato, ma. Quindi ho detto la mia così, educatamente ho detto, non, lo recupererò poi. Quindi. Ed è un peccato perché secondo me era una bella occasione. Poi il film non è andato bene per altri anche motivi, perché anche all'estero non è stato molto. Non è andato benissimo, ma quello lo dico proprio a livello io personale. Secondo me era un film che ha. Cioè anche, ma anche il gioco in realtà aveva
di fatto rebuttato la serie, era ripartito da capo, però togliendo molte cose secondo me interessanti del primissimo Ratchet & Clank, e in qualche modo i due personaggi si affezionavano l'un l'altro quasi perché dovessero nel film e nel gioco, a differenza invece del primo dove veniva costruita meglio questo loro avvicinamento, e diciamo che l'appassionato ci vedeva Ratchet & Clank amici, che erano diventati amici perché già li conosceva in qualche modo, ma moltissimo del pubblico nuovo secondo me l'ha trovata un po' più forzata la cosa. Poi appunto vabbè, c'è comunque poi una parte di fan che in realtà volevano che la storia proseguisse, che non ripartisse da capo, quindi insomma questo progetto poi è rimasto un po' lì e sono andati avanti con questo gioco e con giochi futuri, perché non sono ovviamente certi, ma visto poi come finisce, visto poi quello che promette e quello che Insomniac, che è la casa di sviluppo, vuole fare, ecco, so che sicuramente andranno avanti, quindi scalda le corde, Aldo, perché vedrai che Clank tornerà di nuovo. allora, vabbè, parliamo un attimino anche della... Buonasera, fra l'altro, a tutti quelli che stanno arrivando, tipo Alex Anjox, buonasera a tutti. Infatti, io non saluto sempre, perché alcuni salutano, altri arrivano, rimangono, diciamo, in... non scrivono, ma restano in sottofondo. Buonasera al grandissimo ospite, dice anche Alex Anjox. Allora... Sì, sono piuttosto piccolino, adesso. Ma infatti ecco perché ti fanno doppiare anche a volte Guldo. Allora, è un'ossessione. Cioè, Guldo è una cosa doppiata presso l'allora società Merak, la Merak Film. tot di decadi fa, in un turno, Sì. credo, neanche tutto, Sì. probabilmente un'oretta fatto e mangiato, cioè Certo. uscito, dimenticato, no? Certo. Passano gli anni e ogni tanto mi trovo, ah, ma tu hai fatto quello che ho fatto io. Tu devi immaginare che io alle elementari, anzi, lo zetero alle medie. Io alle medie ogni tanto andavo per i banchi a urlare Guldo con la tua voce. Ma tu Perché pensi. in effetti, questo lo diciamo appunto, beh, si è capito, Aldo è anche la voce di Guldo di Dragon Ball, perché Guldo fa parte di quella che è la... Decapitato è la parola giusta, tra l'altro, sì, perché il poveraccio viene tagliato da Gianluca Iacono, da Vegeta, che taglia la testa di Guldo. Solo che Guldo, lui fa parte della squadra Ginyu, di questi cinque, no, nemici che i Goku, eccetera, insomma, affrontano sul pianeta Namek. Ed è quello che in realtà, come dici tu, fa davvero la fine miserabile e più veloce, davvero, perché dura il tempo di un paio di episodi, ma facendo parte di questo quintetto, no, così Certo. famoso, basta, come, insomma, basta davvero, tu puoi fare 100 puntate. Del prodotto, sai, più impegnato del mondo, no? Dove magari fai Shakespeare, no? Però invece poi ti bastano 10 minuti di Guldo che però entrano nella testa di un ragazzino, perché poi è quella la verità, che Certo. quando Inizia doppi. per noi, capito? Cioè, è chiaro che se tu fai un personaggio fisso in una serie, anche se non è il protagonista, però è un personaggio, te ne ricordi, ovviamente, no? Ma quando tu vai a fare una cosa per cui, boh, un'oretta e mezza, probabilmente, credo, non so, non mi ricordo, ma Sì, penso di più, su capito? 30 anni, su 40 anni. È una delle mille cose che fai, non è che... Per cui, scusa, cos'è che ho fatto io? Ma infatti io, quando stasera ho dovuto parlare del tuo arrivo, Guldo ce l'ho messo, perché so che è uno di quelli che vanno fortissimo, pur appunto avendo rappresentato lavorativamente quell'oretta, oretta e mezza in, non lo so, 40 anni, adesso non so qual è il numero di anni preciso, però in effetti... Sono, te lo dico, sono 13, 23, 30, 34, quasi, Ecco, sì. su 34 anni di carriera, quell'oretta e mezza, vedi, ogni tanto rispunta con veemenza. E tra l'altro, vabbè, adesso lo possiamo dire, arrivati a questo punto della chiacchiera, che da qualche anno Aldo non è più solo Aldo, in realtà. Quando uno vede la faccia di Aldo, pensa a qualcun altro. Pensa a un certo signore che ci dice sempre di fare i buoni, come qualcuno ha detto in...
Esatto. Allora, vabbè, ovviamente lo diciamo, Aldo è il signor Balocco, quindi fa le pubblicità della Balocco in periodo natalizio, ma non solo, perché oramai si spinge davvero per tutto l'anno ad avere comunque vari prodotti, magari meno legati al Natale a volte. Quindi, I suoi biscotti, certo. esatto, quindi. Allora, innanzitutto ti dico questo, che poi è una di quelle cose. Io ti invidio, tu adesso mi dirai, mi invidia per il signor Balocco, ma perché in realtà, proprio per quello che ti ho detto prima con la cosa del doppiare magari le cose che i bambini si ricordano, in realtà è una figura, comunque a suo modo, molto, cioè di un certo spessore, possiamo dire, nel senso che è un emblema, una figura di quella che è la pubblicità. Secondo me, la pubblicità fatta bene, tra l'altro. Che certo, non vorrei andare a tirare in ballo i leggendari caroselli, no? Quelli degli anni 60. Però, se è vero che io su qualche scaffale ora non riesco ad andare a recuperarli, ho dei DVD con i caroselli d'epoca, perché comunque si studiano, no? Ancora anche a livello pubblicitario. Sono sempre Invece li rimasto. vedevo dal vivo, Sì. ero bimbo. Esatto, quindi se io appunto che sono di un'altra generazione so Miguel son sempre mio, gigante pensaci tu, queste frasi, no? E questi spot, sono sempre rimasto molto affascinato da quello che è l'ambiente della pubblicità, ripeto, fatta bene e che non è quella che quando parte ti fa cambiare canale, no? Di solito. Penso che a suo modo, secondo me, poter essere uno di questi personaggi, diciamo, no? Che a suo modo ha una storia, ha avuto anche altri interpreti. Tu sei arrivato, credo, come secondo interprete Ce ne sono anche di stati più, forse. tantissimi, sì, all'inizio erano anche, pensa che tanti anni fa, adesso non vorrei dire una stupidaggine, però una Certo. volta avevo guardato, persino le gemelle Kessler avevano fatto il Certo, testimonial, certo, certo. sono decenni, Certo, ecco. certo, certo. Sì, immediatamente prima di me c'è stato un periodo in cui non c'era un testimonial, Ok, c'era solo i solo. bambini, eccetera. E precedentemente c'era invece un collega che poi è mancato, tra l'altro, Ok, quindi sei. Quindi diciamo. E quindi ecco, no, lo dico perché insomma, a volte cioè, è comprensibile che uno magari pensi alla pubblicità sempre come qualcosa appunto di serie B, no? Di cosa. Certo, ma magari sai, non è dipende. come fare, ripeto, tu che ami il teatro, sicuramente mi dirai, io se dovessi scegliere una no, pistola alla tempia, farei ovviamente 100 volte magari una prima in di uno spettacolo. Però, ripeto, se è fatta bene, in questo caso secondo me lo è, entrare davvero nelle vite, nelle case di chi ti guarda, nella memoria anche di chi sta vedendo, perché un sacco di bambini probabilmente poi si ricorderanno per sempre di questo signor Balocco che entra nelle loro case. È una cosa bella, e quindi cioè, ti invidio in quel senso, nel senso che secondo Ma guarda, me è. io credo che fare l'attore o l'attrice Certo. comporta che tu faccia un po' tutto ciò che compete al lavoro dell'attore o dell'attrice. Per carità, poi uno può scegliere, può Certo. decidere, no, voglio fare solo questo, io voglio fare solo quest'altro. Certo. Questo è assolutamente legittimo. Però è altrettanto legittimo fare tutto ciò che compete alla professione dell'attore. Poi tu potrai fare delle scelte, magari singolarmente, no? Di tipo di natura etica, morale, a seconda delle cose no? Delle cose che ti vengono proposte. Sì, Dire, no, questa certo. cosa io non la voglio fare perché non sono Sì. d'accordo, non mi piace, non voglio co Sì. contribuire a questa cosa. Se ti chiamano, ti dicono, Mentre. Aldo, sponsorizzaci questo nuovo Kalashnikov Ecco, esatto. che. A parte che non Sto. credo che sceglierebbero me. No, Ti sto pensando con in mano il ma no, fucile. guarda Marco, che io posso essere sulla scena molto cattivo. Ah, sì, no, no, ma. Anzi, sono le cose poi più divertenti da fare. No, infatti Perché anche. esprimi quei lati delle possibilità umane, insomma, che tu nella vita non esprimi mai perché sei fatto in un certo modo. Poi io penso sempre che dentro di noi c'è tutto, ci sono tutte le chance, tutte le possibilità di diventare qualunque cosa. E poi noi,
un po' per nostra scelta, un po' per caso, un po' per educazione, per formazione, per esperienza, di tutto questo immenso bagaglio utilizziamo alcune cose Certo. che formano quello che noi siamo nella vita quotidiana e come ci vedono gli altri, capito, no? Però poi in realtà dentro di noi gli impulsi ci sono per tutto, per qualunque cosa. E quindi alle volte è anche liberatorio, no? Fare. Ma infatti, quando io mi è Cosa. capitato di sentire altri doppiatori, di parlare con altri doppiatori, ce ne sono pochissimi che alla domanda, se, anche qua, se ti costringessero, no, preferiresti doppiare un buono o un cattivo, tutti rispondono quasi sempre il Ma cattivo, perché certo, si divertono molto di più. è molto più divertente. Capito? Il buono è un po' quello che in teatro si chiamerebbe una tinca, no? Esatto. È una, Un un pif. ruolo magari importante quantitativamente, ma che alla fine non dà grandi soddisfazioni, no? Ecco. Quindi voglio dire, su per questo va benissimo. Io poi ho fatto pochissima pubblicità nella mia vita, è successo proprio molto molto raramente, le altre volte molti anni fa. Questa è capitata proprio per caso, non ho neanche cercato, mi è caduta sulla testa, Sì, proprio è qualcosa. arrivata, è È arrivata. arrivata e sono molto contento. Devo dire che ho un ottimo rapporto sia con l'agenzia sia col cliente, e mi diverto Quando c'è. No, ma infatti questa cosa traspare comunque, perché comunque nel senso, non lo so, mi è sempre piaciuta perché, come ti ho detto, mi piace anche poi l'idea, anche un pochino di sequenzialità, non che ci sia, ripeto, una trama negli spot, no? Però ho capito, è bello sempre vedere il nuovo spot, sai che magari stanno arrivando le feste, insomma, io sono di quelli che mi piacciono molto questo, io mi ricordo, ma anche faccio un esempio, gli spot di Lopez quando faceva la pubblicità, credo, della Telecom, no? E lui, diciamo, era davanti al pilotone di esecuzione e si Sì, allungava appunto per E si allungava la vita perché diceva sì. faccio una chiamata, poi questa telefonata durava all'infinito, no? Quindi ecco, anche questa cosa mi piace un sacco. Quindi l'idea di nuovi episodi tuoi, diciamo, e con il ragazzo, non so come si chiama il nome del, forse tu lo sai, immagino di sì, il nome, magari faccio fare una gaffa adesso, il nome dell'attore che fa il bambino che c'è sempre, molto Si chiama, bravo. minorenne, ovviamente. Si chiama Lorenzo Ok, Tacce. sì. Sì, no, hai ragione, è meglio che non si. Però ecco, lui è molto bravo, quindi c'è una bella chimica quando vi vedo recitare. Quindi ecco, no, davvero, quando dicevo ti invidio era davvero questo, nel senso che secondo me è comunque entrare in qualche modo a tuo modo nella storia della TV, alla fine, in qualche modo, perché spesso la TV la fanno gli spot più che magari alcuni programmi. Anzi. Vista certa TV, adesso non per fare i discorsi retorici, però io mi ricordo Mastrota che disse: io preferisco fare televendite delle pentole piuttosto che i programmi di oggi, quando gli hanno chiesto perché non lo vedevano più in TV. Quindi è meglio entrare con uno spot che con altri programmi, secondo me. Alexandro ti dice, tanto non c'è paragone, il cattivo è molto più interessante da fare, ti metti molto più in gioco, anche perché, diciamolo, ci ricordiamo molto di più di un super villain che di un buono qualunque, è vero, uno pensa a Star Wars, la prima cosa che pensa è Darth Vader, prima ancora che gli altri personaggi. Quindi la prossima volta che dovrò girare degli spot, proporrò all'agenzia di dire fate i cattivi. Fate i cattivi, esatto. Ragazzi, stasera ci ha regalato anche un signor Balocco, vede, che dice fate i cattivi, quindi avete abbiamo avuto questa primizia. Beh, ci sono stati degli spot anche un po' eversivi, Sì. vabbè, faccio anche il nome, tanto qui non è un problema, pensiamo alla campagna del Buondì Motta, che tanto Ovvio che si pensa subito a quello. Aveva un po' anche lì, per me in maniera ovviamente stupidissima, aizzato qualcuno che addirittura si era un attimo per quel meteorite che cadeva. Però ecco, era una dimostrazione che davvero si poteva anche Sì, divertirsi. però io ho notato che ultimamente c'è come un tentativo di sfondare le barriere, no? E Certo. di andare oltre, oltre, oltre. E ci sono delle cose che non. Che io trovo, ricordo prima parlando del doppiaggio, della direzione del doppiaggio, parlavo Certo. del buon
gusto. Secondo me il buon gusto ci vuole nella Ah, beh, sì. No, no, sì. Alcuni. No, è già troppo, troppo bello, poi doversi redimere, fino in fondo. Sì. Biscotti con l'uvetta al posto delle gocce di cioccolato, niente di più. Uvetta al posto del cioccolato, devo dire, in effetti, è niente di più malvagio, dice Alex Anjox. Infatti Roberto proponeva un Evil Act. Sì, appunto, che secondo me ultimamente si sta un pochino esagerando dal mio punto di vista, come... da questo punto di vista. Sì, sì, sono d'accordo, su alcune cose si è... Dal mio punto di vista... punto di vista doppio, diciamo. Ok, va bene. Diciamo che siamo quasi alla fine della nostra chiacchierata, comunque abbiamo fatto quasi un'orettina. Allora, fatemi dire che sto facendo teatro. Esatto, infatti volevo proprio parlare di questo, di quello che... Senza nominare... parlando meno possibile ovviamente delle due annate che sono passate, che tu devi aver sofferto in una maniera credo incredibile, perché se c'è una cosa che purtroppo è davvero rimasta in fondo a tutto è purtroppo il tuo amato teatro, il mio amato teatro, perché anch'io tutte le volte che voglio andare a vedermi qualcosa scopro che cioè adesso fortunatamente no, però fino a prima veniva rimandato e c'è bisogno di quello. Diciamo che a febbraio 2020 avevo un po' di progetti in ballo, ecco, che si sono ovviamente stoppati, evaporati, alcuni interrotti, altri rimandati e niente, uno però è stato ripreso, per fortuna, a cui tenevo anche molto, ed è uno spettacolo che sto provando a Verona. Infatti in questo periodo sono avanti e dietro da Verona. Sì, sì. Ho visto che hai postato qualche foto, fra l'altro, anche sul... o qualcuno ha postato foto, credo, di qualche giorno fa. Sì, sì. Beh, sì, perché poi fra un po' usciranno. Sì, qualche teaser, diciamo. Certo. E poi uscirà la locandina, le cose. E infatti il 26-27 di questo mese debutteremo... questo teatro, il Teatro Fonderia Aperta di Verona, okay. Un nuovo testo che si intitola L'albero di Hannover. Oh, che bello questo titolo! Sì, che racconta una storia vera, purtroppo, che non tutti conoscono. Ed è la storia di Johann Trollmann, okay. Che era un pugile sinti negli anni 30. Ok. Durante e che viveva ad Hannover, e quindi potete immaginare il tipo di sorte che ha avuto, ed è appunto la storia di questo pugile. E quindi debutteremo, avremo due giorni a Verona, e, diciamo così, come presentazione dello spettacolo, e poi ci fermeremo e riprenderemo poi a gennaio, portandolo anche un pochino in giro, sì. Così pare, insomma, sempre incrociando le... Sì, oramai, esatto, non basta, bisogna incrociare qualsiasi cosa sperando che basti. Bisogna fare progetti a breve termine. esatto, sempre meglio oramai. Sono felicissimo per te, anzi invito tutti quelli che ci stanno guardando o che vedranno poi questa chiacchierata anche in differita a sbirciare Aldo sui social, comunque per cercare quindi a restare aggiornati anche sulle varie cose che fai, e magari andare a vederlo con questo progetto nei mesi a venire. Com'è stato quindi tornare a teatro, Aldo? Cioè, credo sia chiederti... Io ho cominciato con il teatro, dicevo, quando io ho deciso di fare questo lavoro, certo. Fare teatro della mia natia a Torino. Certo, no? Certo. E poi per molti anni non ho avuto proprio più tempo, perché il doppiaggio mi ha assorbito completamente. Allora si lavorava a ritmi molto intensi, 3 turni al giorno, e poi le direzioni, e poi, no? Poi vabbè, le cose sono un po' cambiate e io sono tornato, devo dire, con grande piacere, certo. a fare questo, a fare teatro,
che sia nei teatri, che sia in luoghi teatrali, teatrabili, come si dice adesso, così. Comunque, insomma, ad avere quest'altro tipo di rapporto con il pubblico è una cosa che a me dà molta soddisfazione. Ripeto, è la cosa per cui io ho scelto di fare questo Certo, lavoro. certo. Il dare qualcosa al pubblico e riceverlo in cambio in tempo reale, tra l'altro, in quel momento. Quindi non. Perché poi è quella la di grande differenza, no? Soprattutto il fatto che qualsiasi cosa tu faccia al cinema, cioè qualcuno che ti stringe la mano per un tuo doppiaggio è qualcosa che sicuramente ti piace, però è qualcosa. Lui ti sta stringendo la mano per qualcosa che magari hai fatto un mese fa, una settimana fa, andar bene. Invece nel teatro lo vedi cioè, al Sì. momento, cioè tu in quel momento stai proprio donandoti al pubblico e se il pubblico è partecipativo si spera di E come no, ovviamente certo. lo senti anche senza bisogno che il No, pubblico applauda, urli, ovviamente cioè, però solo un incrocio certo. di sguardi, insomma un. Ma sì, ti accorgi subito se insomma se quello che fai. E quindi diciamo che grosso modo in maniera seria dal 2014 che sono tornato a fare. Avevo già ripreso a fare delle cose Prima, più certo. piccole. Poi nel 2014 invece mi proposero di partecipare a un'edizione del Re Lear di Shakespeare con un ruolo bello, quello, il conte di Gloucester, e lì insomma beh, è stato detto ok, questo è. Sei tornato a respirare in qualche modo. Non che prima soffocassi, però diciamo che ti. Hai. Però No, no, per carità, ma diciamo. io non rinnego niente Certo, certo. la vita sa meglio di noi che cosa dobbiamo fare, dove dobbiamo andare. Certo. Almeno io ho questo tipo di approccio, ecco. Certo. E quindi niente, adesso appunto sono preso dalle prove di questo spettacolo. Sono molto, molto, molto contento. Spero, anch'io, incrocio anch'io per te e per tutti gli attori, in realtà, le dita perché le cose si sistemino. Parrebbe di sì, insomma, ecco, poi, ripeto, non lo sapevamo allora, non possiamo saperlo per il futuro, però ecco, riavere due volte la stessa sfortuna è qualcosa che speriamo tutti non Anche succeda, no, grazie. anche no, esatto, soprattutto anche perché anche qua, senza dover lanciarsi in super polemiche, nel preparare anche un po' questa serata, questa chiacchierata, nel riguardare un po' le tue cose. Ho visto anche il tuo appello all'epoca, no? E mi ricordo che voi doppiatori, voi attori, comunque di teatro, ma anche di film, cioè ci fu proprio un levarsi davvero di responsabilità. E Sì. diciamo che però, ecco, non è che sia poi tornato tanto, cioè nel senso, voi vi siete fatti Beh, gratuitamente, diciamo, vessilli, però poi. mancherebbe, voi mica No, mi no, fate pagare, assolutamente, assolutamente. cioè, voglio dire, capito che saltava veramente di cercare di far capire alla gente Che era una cosa cosa seria, certo. era una cosa seria. Diciamo che ecco, sarebbe stato bello ci fosse stata magari una certa considerazione che poi abbiamo visto un po' meno. Però ecco, ormai quel che è stato, adesso speriamo che il futuro vada molto meglio. Aldo, io ti Va bene. ringrazio immensamente per la chiacchierata. Grazie a Sei te, una. Marco. Io te lo dissi già quando ci siamo conosciuti, sei una persona fantastica per quel poco ovviamente che posso conoscere di te. È stato un piacere conoscerti, Aldo. Ecco, mi piace anche questa cosa che abbiano detto conoscerti, quindi comunque in qualche modo, anche se con uno schermo, no, qualcosa di te sia Certo. uscito. I tuoi lavori sono straordinari, spero di sentirne ancora tantissimi, di vederne tanti a teatro, ovviamente di sentirne anche qualcuno in sala di doppiaggio. Te l'ho detto che secondo me Clank tornerà nei prossimi anni, quindi spero vivamente di sentirti sempre. Grazie per la chiacchierata e Grazie a te alla Marco, prossima. grazie a tutti voi che ci avete seguito. Arrivederci a tutti, in bocca al lupo per tutti e grazie, viva il lupo, sempre. Grazie Aldo, buona serata, buonanotte, alla prossima. Buona Ciao serata, Aldo. buonanotte a tutti, Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.